e le scuole che rappresentano la cucina per le future generazioni sono il fulcro di questi interscambi culturali e rappresentano veramente l'elemento essenziale per una futura generazione che guardi al bene comune e all'interesse collettivo. Okay, this is the best way to have a meeting in order to exchange the cultures of our country and yours. And the school mainly is the main place where these experiences could be exchanged. Oggi viviamo una situazione a livello internazionale che ci preoccupa e che determina anche delle situazioni conflittuali che mettono a repentaglio la serenità e la tranquillità dei popoli e delle future generazioni. So at the moment we are traveling a moment, we are going across a moment in which there are troubles in the war in Ukraine and all the rest. So we have to be strong in order to overcome this moment. Sono delle situazioni che ci devono fare riflettere e ci devono fare capire che l'interesse collettivo, il bene comune, non può essere, diciamo, scelto da un popolo rispetto ad un altro, o non ci può essere nessuno che può prevaricare le ideologie o il modo di vivere di un altro popolo. Invece soltanto il confronto, il rispetto delle idee altrui e anche delle tradizioni, dei modi di vivere dei popoli in ogni suo essere e in ogni suo modo di vivere rappresentano il futuro del nostro continente, della nostra Europa. So the future of our Europe is just to have respect for the other countries, not just to struggle against each other and have the opportunity of comparing all the cultures and all the opportunities we have. Da questo punto di vista le future generazioni e quindi voi avete un compito importante che è quello di confrontarvi, di rispettarvi e di anche trasmettere la cultura della vostra nazione ad altre nazioni per essere tutti figli della stessa Europa, dello stesso mondo e soprattutto figli del futuro che deve guardare al bene comune. Oggi il rispetto parte soprattutto da chi rappresenta le istituzioni e voi rappresentate l'istituzione scolastica. You are the protagonists of school institutions, and it's your duty to promote such activities for peace, respect, exchange, and all we can do is just that. That's our main objective. Soltanto l'interscambio culturale, soltanto il confronto fra di voi può creare delle generazioni migliori, delle generazioni che guardano al futuro con attenzione e rispetto verso gli altri. Viaggiare, confrontarsi, sentire anche opinioni altrui determina una generazione migliore. If we have the opportunity of exchanging our opinions, cultures, comparing what the differences are in the meantime, it's the best thing we can do because we have to have a confrontation with each other. This is the main point. La nostra città è una città internazionale, patrimonio dell'umanità, una città che guarda al mondo ed è aperta al mondo ed è aperta a questi interscambi culturali perché è una città vocata al confronto interculturale. I will see this as an example, please, because we are a part of the European community and our main objective is to have a confrontation. Welcome the visitors, welcome everybody, those who come over here are always welcome.
Quest'anno ricorre il 20° anniversario dell'iscrizione di Noto nel World Heritage List. This year is the 20th entry in the World Heritage of UNESCO, the Patrimony of Humanity. Una città d'arte, una città aperta alla cultura e al confronto deve essere una città anche che sa accogliere. L'accoglienza è alla base del nostro DNA, alla base di questa città, della cultura dei suoi cittadini. Quindi noi ci auguriamo e siamo anche favorevole a questi interscambi culturali che devono essere la base di una società migliore, e saremo sempre a fianco di tutte le istituzioni scolastiche volte a questo tipo di attività, perché riteniamo che soltanto attraverso questo confronto, attraverso questo interscambio culturale, si possa creare una società migliore. E voi già siete il meglio di questa società, e rappresenterete nel futuro le istituzioni non soltanto di questa città ma anche di altre nazioni. E ricordate sempre una cosa: l'esempio che ognuno di voi dà nel rappresentare le istituzioni è l'esempio di una società migliore, e voi siete questa società migliore e siete il futuro della nostra Europa. Grazie.